Vai quando vuoi. Benvenuti Taver e Sommo Trixi a Radio Opera Rock. Ciao. Grazie per averci concesso questa intervista. Perché guardi sempre, non capisco perché guardi sempre lui. Perché è un debole personale. Stai calmo, vedi come sei esalto già. È il primo uomo che ho conosciuto al Opera Rock. È il primo uomo vero. Sì. Comunque, volevamo chiedervi innanzitutto qual è il segreto del vostro, tutti e due, sex appeal. Beh, abbastanza palese, cioè la bellezza prima di tutto. Per quanto riguarda Trix invece è il sorriso, fagli un sorriso, guarda la telecamera e fagli il sorriso. L'uomo dal sorriso ha due denti, cioè lui le conquista così col sorriso. No, è evidente che è la bellezza. Cioè, ma io sono così. Siamo nati così noi facciamo anche piccolamente palestra, ma di cognome palestra facciamo. Ah. Vabbè. Questi due ingredienti. La bellezza è basilare, cioè poi non ti racconto le prestazioni erotiche che facciamo a letto perché tu questo già conosci ormai, no? Ma c'è l'Oris qua. No, vabbè, ma anche con l'Oris. Ah. L'Oris. Capito? Cioè, quindi Trixie però andava con l'Oris, questa c'è una cosa un po' questa particolare. È una cosa che mi sai che noi questo è un nostro, da come vedrai stasera, è un nostro gruppo un po' strano, un gruppo un po' eterogeneo, un gruppo un po' così, aperto a ogni dato. Una domanda diretta a Taver. Vai, eccolo. Allora, come hai vissuto da rocker la scena dilagante del punk in Emilia negli anni 80? Io lo guardavo, dicevo, questo qua, secondo me, no. Invece ha fatto una domanda intelligente. È vero, no, una domanda intelligente. No, io avevo, tra l'altro, che alcuni di voi hanno anche partecipato, e la prendo un po' per le nuvole. Sì, sì. La Tavern Night, ovvero la Tavern Night dove c'era in piazza Correggio tutta un po' la stirpe della famiglia Tavernelli, partendo dalla nonna che faceva la mondina, lo zio che faceva al monopolio del liscio a livello italiano, mio fratello, che riconduco con il padre, mio fratello è stato lì prima a fare la New Wave in Italia con gli Afari e Mangota, tutto questo gruppo qua. Quindi ho assistito, anzi io devo dire la verità, sono partito però ascoltando New Wave, punk, dark, così, poi dopo mi sono concentrato su rock and roll perché rock and roll fa più sesso. Quindi tu non sei nato punk, cioè non sei nato rocker. Sono nato ascoltando la musica New Wave, anni 80, Tivo, Talking Heads, eccetera, eccetera. Però vai. Perché avere intestina? Perché sono due generi? Stai andando? Ah, sì. Sì, perfetto. Allora, no, adesso ci ricolleghiamo. Spiegami perché la guerra intestina. No, pensavamo. Sono andato che... in bagno prima, pensavamo ho fatto una guerra a livello intestino, ho fatto perché. Dimmi, la guerra intestina. No, pensavamo che i rocker fossero messi in ombra rispetto alla scena punk. Pensavamo questo. No. I rocker hanno sempre avuto una grossa diatriba con il movimento mod, proprio il punk. Ma stando in Italia, in Emilia, com'era la situazione? Cioè, beh, nel senso... c'è la situazione musicale fantastica. Tutti, meno male, ti parlo di un Correggio che ha 24.000 abitanti, tutti suonano ai tempi, vabbè, parlo degli anni 80, 90, non c'erano le cantine, adesso ci sono le sale prove, c'è tutto, però a Correggio c'è, come in Emilia Romagna, c'è una bella scena a livello di... Tralasciamo, bisogna citarli, però i vari, tipo rocker numero 3 di Correggio, Lido Bue, non so se hai notato la finezza proprio il numero 3, l'1 e 2, però qui, vabbè, i vari, le due canzoni qua sono tutti emiliani, quindi c'è una, vero o no? Certo. Ma adesso a livello di band emergenti in Emilia, secondo te c'è comunque un ambiente frizzante, favorevole, oppure si sta un po' stagnando? C'è un po', secondo me, un po' stagnato, un po' la cuore, a me per esempio vedo, adesso va di moda il DJ, no? quando sento il DJ che dice vado a suonare stasera, dove vai a suonare? C'è un po' di ristagno, un pochettino, perché tutta questa roba, poi anche la roba moderna, tipo hip hop, il rap, una scena che a me non mi si confà, guardate che Trixie di ragazzi, c'è un movimento un pochettino, secondo me, un po' più caldo, un pochettino, però comunque l'Emilia è sempre un'altra. Quindi tu, Tavern, continui nella linea ad ascoltare rock and roll e aggiornarti su quella linea lì, non vai in cerca di influenzarti su altri movimenti, su altri generi musicali. Io ho la fortuna di continuare a suonare
piacere un pubblico eterogeneo che va dai 14 ai 60 anni, perché appunto voglio beccare quel genere lì, facendo del revival rock and roll italiano che mi permette di suonare quelle 7-8 date al mese, che sono finanze, cioè sono anche troppe per il mio stato di salute, perché 47 anni ogni volta rischio la fine di un mango o di un vino raniero, anche io rischio, no ma no, te lo giuro, nella casata sento veramente che dopo il primo pezzo c'ho già il lansone, in dialetto reggiano il lansone che è un affaticamento, però continuo perché vedo che la gente ti apprezza e richiede appunto questo, adesso la gente vuole divertirsi, se fai un genere così, la gente lo apprezza, non c'è da fare. È bello anche avere gruppi che fanno pezzi propri o pezzi originali, bellissimo, fanno bellissimo, è bellissimo, diciamo, perché questo è un festival storico, ce ne sono rimasti comunque non tantissimi, soprattutto la gente, vedi la gente che ha voglia di divertirsi, la voglia di, ti richiamano ancora perché si ricordano ancora di un concerto che magari 7-8 anni fa, una scena che si va ad apprezzare, la gente che poi di solito fanno senza fini di lucro, proprio per la passione della musica, quindi questo l'apprezzo molto. E Loris è per esempio uno dei capostipiti, era uno di quelli che venne a Correggio alla Tavern Night, perché conosceva me, conosceva mio fratello, conosceva tutta la famiglia, forse anche mia mamma, e questo un po' mi è piaciuto. Grazie mille. Prego, te ci saluta, hai dato delle belle grazie risposte. Al sommo Trixie. Grazie, allora, fai una domanda a Trixie. Trixie, una domanda, dai. Questo fa dipende che tipo di... Com'è essere... Com'è essere il rocker numero 2 di Correggio? Sai che il numero 1 è irraggiungibile, che sarei io. Il numero 1 è Little Dollar. Io sono molto contento di essere a fianco di uno come Little Dollar, perché è uno che dirò, secondo me, è uno che si dica... Aio. E l'ha detto, non è stato suggerito di sua spontanea volontà. Bravo Trixie, bravo. E lì da voi dove l'abbiamo messo adesso? Il terzo posto, il terzo posto. Ma lo sai lui, cosa gli hai detto? Cioè, detto in italiano, ti ho detto Ligo. Tu ormai sei passato il numero 3. Lui mi ha chiesto perché? E te? Perché Tavel è l'uno, io sono il 2, tu sei passato il 3. Sì, ma lui ti ha detto perché sono il 3 adesso? Ho detto perché il numero 2 sono io. Ma perché sei il numero 2? Perché sono molto meglio di te. Ok, molto bene. Grazie mille. Grazie mille, Tavo. Sempre per Aro, sempre.